Allora, Trefiletti, vengo da lei, Trefiletti. Non è miope preoccuparsi anche dell'impatto sul portafoglio, della trasformazione dei nostri comportamenti in chiave ambientale, se poi ci troveremo, come dice Mercalli, in un pianeta così inospitale da renderci la vita impossibile? Ma io do ragione innanzitutto a Mercalli quando fa un ragionamento di questa natura. Guardate, se non impattiamo bene questa trasformazione, c'è il rischio che poi le ricadute sono tragiche, ma in tutti i sensi. Adesso non parliamo ovviamente dei morti che possono appunto esserci in caso di cataclismo che altro. E però quando poi si scatenano le bombe d'acqua o la grandine sui nostri vigneti, beh, voi sapete che condizionamento ha poi la produzione di vino e i relativi costi della bottiglia di vino che va ai cittadini? Ecco, questo è solo un esempio per dire, attenti, bisogna sempre fare una sorta di bilancio complessivo. Per esempio, io vedo in maniera francamente con orrore, anche se capisco per esempio che c'è un risparmio dei tempi per quanto riguarda i cittadini che comprano al supermercato o anche da altre parti, tutto questo packaging, tutti questi pacchetti di plastica che incorporano prodotti che invece possono essere acquistati in maniera completamente diversa. Primo, costano molto di più. Costano almeno il 25-30% di più, per non parlare dei prodotti bio che allora ci dobbiamo mettere nelle mani, non nei miei capelli perché ne ho pochi, ma nei capelli normali, proprio perché i prodotti bio costano tantissimo di più. Badate però, il prodotto bio è comunque una quota minima Certo. del mercato agroalimentare nel nostro paese, pari a circa un 4 miliardi rispetto ai 130 miliardi della Chiaro, spesa complessiva Rampini, della famiglia. ho pochissimo tempo, però vorrei chiudere con lei anche sulla base dei dati che stiamo fornendo nel nostro cartello. Una spesa bio costa molto di più di una spesa non bio. Chi non se lo può permettere deve condannarsi anche in coscienza a contribuire al ammaloramento del nostro pianeta, all'aumento del riscaldamento globale.